Signore e signori, buonasera, siamo in diretta dalla tenuta Santa Teresa. Oggi è una giornata eccezionale, il 18 marzo, e come vi ho detto nell'ultima intervista che abbiamo effettuato con il poeta surrealista Antonio Taceta, è il giorno del suo compleanno, quindi noi tutti siamo qui per augurare. Allora, non è successo mai niente di niente il 18 marzo. Questo l'abbiamo detto anche compiono gli anni Gogol, Mallarmé e Tacete. E la però, cameriera del... e la cameriera della tenuta Santa Teresa. E qualche altro sparuto innocente dell'umanità. Vorrei dire che stasera in esclusiva Antonio, che di solito festeggia il 18 marzo, quindi non il 18 compleanno, comunque lui è uguale a quando aveva 18 anni, festeggia il suo compleanno il 18 marzo da Peppino a San Prospero. Stasera erano in 6/7 perché uno è arrivato alle 10. Anche se inizialmente doveva essere in 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In 20. Perfetto, a posto. Comunque, lui è eccezionalmente è venuto a trovarci e stasera parleremo della vita privata di Antonio. Non tutti sanno che Antonio, che è comunque un poeta, è impiegato presso una biblioteca cittadina. Vorremmo chiederti, Antonio, qual è il tuo compito all'interno di questa biblioteca? Allora, io archivio, etichetto, metto a posto gli scaffali, sto al computer, al front office, al piano di sopra, sto. Però c'è anche un discorso da fare che è molto importante, che Antonio si occupa del recupero libri, quindi ci sono delle persone che ricordiamo purtroppo questi incivili. Sì, libri smarriti che ogni tanto rubano e non si trovano incivili. Più. Allora, e quindi Antonio come si svolge la telefonata con questi? No, con questi... non è una telefonata, è proprio cercare i libri che mancano e poi telefonare ai libri che non ritornano da molto tempo. E queste persone che non riportano i libri sono delle teste di rapa. E come ti rispondono di solito? E li riportiamo fra due giorni e non arrivano più. Ok, perfetto. Quindi allora ricordiamo comunque il prossimo appuntamento con allora Antonio due Tacete. Appuntamenti. Due appuntamenti. Attenzione, allora, sono attenzione. Due appuntamenti. Attenzione. 6 aprile ore 17 in Wanda. Presentazione del libro La sigaretta e l'incenso di Tacete. 6 maggio, ore 9, ore 21, tenuta Santa Teresa, serata Cobianchi, Tacete Gnocchi. Ripetiamolo perché forse qualcuno non ha afferrato le date. 6 aprile, ore 17, Guanda. 6 maggio, ore 21, tenuta Santa Teresa, dove si parlerà del mio libro che Guido Conti ha definito Tragedie greche di scrittura minimalista, libri di argomento tragico greco scritti in maniera minimalista. Ecco, perfetto, quindi abbiamo... Cioè, voglio dire, un Edipo messo a Londra, un Edipo re messo a Londra, abbiamo... un Antigone messa nella Bassa Ferrarese. Abbiamo tirato fuori ancora il glorioso passato di Antonio Romagnosi. E con questo noi... Però visto... Romagnosi, guarda, radilo al suolo, perché è una scuola che non vado d'accordo con Romagnosi. Mi hanno linciato. Direi che possiamo anche chiuderla. Chiuderla. Sia la scuola che l'intervista. Che l'intervista. Signore e signori, dalla tenuta Santa Teresa, 18 marzo del 2016, compleanno di Antonio Tacete. Buonanotte. Adesso fumo una sigaretta. c'è